Devo fare una glossa, una scrittura successiva rispetto all'avviso di garanzia di questa mattina, a proposito sempre della Pescara Roma. Rispetto al 2017 c'è stato un fatto significativo per il quale devo ringraziare i colleghi senatori Primo Di Nicola e Gabriella Di Girolamo, Di Nicola interpretando il suo ruolo di conoscitore dell'Abruzzo, di senatore all'interno dell'Assemblea parlamentare, ha potuto richiamare le attenzioni a più riprese, anche valorizzando il lavoro di Muovete, che è una realtà associativa della Marsica, che ha messo in evidenza la questione della velocizzazione ferroviaria. E poi Gabriella Di Girolamo, senatrice, capogruppo in Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato. Poi voglio ringraziare anche Michele Fina, segretario regionale dei Democratici in Abruzzo, che ha creato in più di un'occasione il contesto per accendere luci su questa priorità coperta finanziariamente ma che non faceva passi avanti dal punto di vista della procedura tecnica e dei pareri. Poi voglio dire grazie a Giuseppe Conte, al nostro Presidente del Consiglio, che nei fatti ha conferito valore di priorità strategica nazionale a questo investimento. E poi a Maurizio Gentile, che con solerzia quotidiana ha fatto in modo da mettere a riparo i 1.566 milioni di euro del contratto di programma da ogni manina che poteva spostare. Perché anche in Abruzzo ci sono state delle manine che hanno spostato dalla regione, contro gli interessi della regione, risorse importanti per i nostri territori. È importante e significativo dire dei grazie quando si fa un lavoro di convergenza, anche se questo lavoro reso convergente è cominciato prima, perché uno dei grandi problemi dell'Italia è che ogni volta si ricomincia da zero, magari coltivando proprio l'atteggiamento sbagliato della gelosia, dell'invidia rispetto al lavoro precedente che magari uno ha trovato ereditato. Allora evitiamo di fare vagabondaggio informativo, diciamo soltanto le cose vere e non inventiamoci pozzanghere per poi provare ad asciugarle. La storia dell'emendamento dei tre parlamentari di Fratelli d'Italia non è niente, è una iniziativa relitto che cerca di strappare dei piccoli sorrisi. Andrea Manzella, storico segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la riforma della legge 400 dell'88, scrisse nel 1989 che gli emendamenti civetta, quelli che servono a rubare sorrisi, non si possono intromettere nel lavoro parlamentare che ha valore, soprattutto quando sono emendamenti che servono soltanto a dire guarda che ci sono anche io sul lavoro importante che è stato fatto da altri. È quello che io chiamo l'atteggiamento delle mosche che si siedono sulle selle delle mucche che hanno sempre lavorato. Allora su questo biasimo a chi ha provato ancora a fare vagabondaggio informativo e encomio riconoscimento a quei parlamentari che si sono distinti, che li voglio anche ricordare, Primo Di Nicola, Gabriella Di Girolamo, Michele Fina e naturalmente anche Stefania Pezzopane, che ogni volta che c'è da battagliare dà il suo valente contributo.